pensato di, visto che con il servizio anche a domicilio, adesso con l'inizio del centro, quanto i familiari che sono a casa veramente si dedicano alla cura e lo fanno tutti, ma c'è in particolar modo alcune persone che danno oltre l'amore, c'è cioè proprio un amore senza precedenti, no? E secondo me queste persone vanno riconosciute perché non è sufficiente dire è scontato perché sia un familiare, perché sia il marito, perché sia la moglie, perché sia il figlio, assolutamente. E secondo me è una cosa che noi curanti, quando andiamo ad assistere, ad aiutarli, molte volte è quello che sarebbe giusto fare, proprio ringraziarli per quello che stanno facendo, no? Quindi quest'anno abbiamo deciso, dei nostri vari utenti, di valutare chi erano, proprio anche per la gravità della malattia, comunque continuano a rimanere a casa, dare questo riconoscimento, no? Quindi io non sono di tante parole, perché preferisco di solito a parlare. Parole perché fa molto piacere ricevere il premio, ma fa sciogliere qualcosa anche dentro questo riconoscimento. Lo sento in me stesso e lo vedo negli altri due premiati, perché ogni tanto ci si chiede se continuare e un premio del genere fa dire di sì. E non è un premio da carriera, è un premio in corso d'opera. E questo per voi penso, e questo fa sì che un eventuale cedimento possa essere superato.